Buongiorno Migli Calciolli, oggi si ritorna a parlare di calcio, in particolare di calciomercato. Farò una prima parte analizzando le pochine novità che ci sono e nell'altra vi vado a fare una bellissima lista di giocatori di Serie B, così come fatto per gli affari qualche giorno fa, di giocatori di Serie B su cui andrei ad investire per valorizzarli o per fare plusvalenze, perché sono giocatori secondo me buoni, che pochi hanno tenuto bene sott'occhio e che a vario livello in varie squadre possono fare bene. Ma iniziamo subito. Intanto volevo fare i complimenti proprio al Napoli perché ha comprato, se non sbaglio, per 25 milioni, quindi un prezzo ottimo, Kouamé del Genoa, che io consigliai proprio nella lista di grandi affari da fare che vi lascio qui sopra e guardatela. 25 milioni è un prezzo ottimo perché con la Champions che probabilmente farà il Napoli nei prossimi anni e una sapiente valorizzazione del giocatore, quei 25 milioni nel giro di 2 anni puoi tranquillamente raddoppiarli e o tenerti un giocatore che i numeri li ha e credo sia molto forte, oppure se vuoi rivenderlo, rivenderlo ad un prezzo sicuramente molto maggiore. Quindi complimenti. Ottimo anche l'interesse sempre del Napoli per Lozano, che ho visto col PSV Eindhoven ed è un grandissimo giocatore. Se non sbaglio, lui è messicano. A me i giocatori messicani piacciono tantissimo. E che dire, complimenti al Napoli perché sono acquisti che veramente, o anche interessamenti che ti fanno veramente rendere conto che c'è un progetto forte, preciso, con un'idea tattica, tecnica precisa. Poi, come sapete, io non sono un grandissimo estimatore di Ancelotti, nel senso che, come sapete, credo abbia goduto di squadre veramente forti nei suoi maggiori successi, ma c'è da dire che non so perché molti tifosi del Napoli contestino De Laurentiis quando De Laurentiis ha preso una squadra in C1 e l'ha portata praticamente nelle grandi del calcio mondiale, ha pure vinto una o due Coppa Italia, se non sbaglio, insomma, ha pure vinto, quindi assieme a Lotito credo sia uno dei presidenti modello per la Serie A. E credo ci sia poco o pochissimo da contestare, anche perché la squadra, ripeto, è veramente molto buona. Volevo fare i complimenti alla Juve che, da quel che ho letto, sembra debba cedere Sturaro al Genoa per 18 milioni, che questa è una cosa che voglio dire, bravo chi lo fa, perché veramente 18 milioni per Sturaro sono un'opera d'arte. E per quel che riguarda l'Inter, cosa dire? Ho letto che l'Inter insegue Darmian, insegue Valencia, Kovacic, si parla di Robben, cioè sembra il ritrovo. Se ci aggiungi, non lo so, Ribéry, Ronaldinho, Beckham, Iniesta, Xavi, hai la formazione per FIFA 2009. Cioè, non lo so, non lo so. Poi sono tante voci di mercato che poi bisogna vedere se sono vere. Se sono vere, però intanto leggi che Barella, che è uno dei giovani, anche lui per me, per carità, magari sopravvalutato, magari pompato, però vedi, Chelsea ci è andato sopra e sembra che debba andare lì. Cioè, l'Inter, io no, sinceramente non capisco, poi anche se è vera o no, questa ondata di giocatori a fine carriera che vengono o di ritorno che vengono affibbiati all'Inter, cioè a me le squadre costruite con le figurine, tanto per comprare, solo perché sono parametri zero, perché si ha bisogno del grande nome di 4-5 anni fa, non mi piace molto. Preferisco la progettualità, come ho già detto e come ho detto per il Napoli. Le squadre mi piace costruirle così, meglio pochi innesti, meglio uno o due innesti, ma giusti, che sai che ogni anno vanno a valorizzarti una base buona, con un progetto tecnico chiaro, preciso e coerente, piuttosto che comprare le figurine. Cosa su cui le milanesi sono abbastanza spesso maestre. Passiamo ai giocatori della Serie B da valorizzare. Allora, parto con Rodien, Stojan e Spinelli del Crotone. Rodien aveva fatto bene anche in Serie A, nazionale svedese, ottimo. Stojan è un giovane, se non sbaglio, proveniente dal vivaio della Roma, su cui reinvestirei in Serie A, dove ha già giocato, può fare bene anche lì. Spinelli mi ricorda un po' Rimoldi, non so se avete presente Rimoldi del genere, un giocatore argentino, Spinelli. Che prenderei anche alla Fiorentina. Pensate un po', per me le qualità questo giocatore qua le ha e le ha e come. Brescia, oltre al solito Tonali di cui parlano tutti, segnalo Ndoye, e qui so che Bepi sarà d'accordo, del Brescia Ndoye, che è un centrale affidabile di 22 anni e di grande prospettiva. Ndoye, segnatelo. Del Benevento vado a segnalarvi Tello, che è un giovane della Juve, se non sbaglio, e Asensio, che è un giovane del Genoa.
che vorrei vedere giocare in Serie A, in una squadra in medio-bassa classifica all'inizio, ma poi con proiezione verso il medio-alto, perché sono due giovani da tenere d'occhio, Tello e Asensio. Altri due giocatori che segnalo sono Alan Empereur, proveniente dalle giovanili della Fiorentina, che io volevo rivedere a Fianzi, volevo vedere a Firenze, l'avrei tenuto, l'avrei fatto giocare, che mi piacerebbe rivedere a Firenze, difensore brasiliano di prospettiva. E Laribi, Alan Empereur e Laribi sono del Verona. Laribi è sottovalutato, credo. Potrebbe provare a giocare in una squadra di medio-bassa classifica di Serie A e credo farebbe bene. Del Lecce vado a segnalare Falco, che è un attaccante, e Palombi, che è sempre un attaccante di proprietà della Lazio. In particolare Palombi è un attaccante che credo possa avere anche una vista sui grandi club, perché veramente un centravanti, un rapinatore d'area, con senso del gol, tattica. Mi piacerebbe vederlo giustamente nella Lazio, che l'ha valorizzato, l'ha lanciato, quindi spero di vederlo in Serie A. Un buon centrale difensivo che invece segnalo è Gravillon del Pescara. Se non sbaglio era o è dell'Inter, in qualche modo ha a che fare con l'Inter. Comunque 20 anni, un centrale che è già titolare a Pescara, che dà ottime certezze. Vorrei vedere anche lui in Serie A. Gravillon si chiama. Della Cremonese ne segnalo 4. Segnalo Del Fabbro, che è un giovane che col Cagliari ha esordito in Serie A già qualche anno fa con Allegri, mi pare. Un centrale di difesa che vorrei vedere in Serie A, credo sia anche della Juve addirittura. Segnalo Mogos, che è Vasile Mogos, centrale di difesa molto 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 affidabile, roccioso. Emers, che è dell'Inter, che credo sia un giovane con dei valori. E Montalto, che quest'anno non sta replicando i valori visti l'anno scorso a Terni, però è uno di quei centravanti che il gol ce l'hanno nel sangue, che se messo nelle condizioni giuste segna gol in tutte le categorie. È un po' un Hübner, diciamo, per fare un parallelismo. Montalto credo che farebbe comodo anche in una Serie A, se ripreso, se valorizzato, se messo nella condizione di, per esempio, Montalto me lo vedrei benissimo in un Genoa, per esempio. Ora, uno mi sputerà in un occhio, però il Genoa cede Piontek, se fossi io farei il colpo ad effetto, direi prendo Montalto e faccio giocare Montalto. Potrebbe essere un po' un colpo alla Pavoletti. Dell'Ascoli segnalo Adde, che è un Bright Adde, che è un giocatore ghanese che mi è sempre piaciuto, proprio un mastino di centrocampo con valori, con forza, con intensità, tenacia. Vorrei vedere anche lui in Serie A. Segnalo Ganz, perché credo il figlio di Ganz, perché credo che a dispetto degli ultimi anni non propriamente Chelsea le qualità le abbia. Simone Andrea Ganz si chiama, e che sul quale reinvestirei in un ambiente anche quello ideale, giusto, adatto, capace di rivalorizzarlo. Segnalo anche un non più giovanissimo Nahuel Valentini, giocatore argentino, difensore però roccioso, affidabile, un buonissimo gregario che vedrei bene sia per squadre di B ma anche di Serie A di bassa classifica, come magari Chioccia come riserva, lo segnalo. Dello Spezia ne segnalo tanti, perché è una squadra con diversi buoni valori giovani. Segnalo Capradossi, che è di proprietà della Roma. Segnalo De Col, che è un difensore che da qualche anno in Serie B sta facendo bene, molto giovane, su cui investirei se fossi una squadra di media classifica di Serie A, tipo Udinese, Parma, Samp, così ci penserei. Maggiore, che è uno dei maggiori prospetti del calcio italiano, Maggiore dello Spezia, andatevelo a vedere. Segnalo Okereke, anche lui un signor attaccante, un po' può essere il nuovo Kouamé per certi versi, forse anche meglio, cioè meglio di Kouamé, no, più finalizzatore, ecco, più centravanti. Me lo segnerei Okereke, è un giocatore sul quale investirei. E segnalo Lamanna, che è un portiere sottovalutatissimo, che aveva giocato anche al Genoa. Però per qualche motivo non gli si è mai data piena fiducia, ma per me è un portiere che può tranquillamente giocare in una media piccola squadra di Serie A. Segnalo volendo anche Galabinov, pure lui viene bistrattato, visto come un pacco, invece credo che sia un centravanti di sfondamento utile, che per una squadra che ha bisogno di gol, che ha bisogno di potenza, che ha bisogno di chili in area di rigore, può essere utile. Segnalo del mio Venezia, mio perché è la squadra della mia provincia e della mia seconda squadra. Segnalo Lezzerini, che è un portiere che era delle giovanili della Fiorentina, uno dei maggiori prospetti al tempo della generazione di nuovi portieri, che un po' si sta perdendo perché viene fatto giocare, non viene fatto giocare. Col Venezia aveva iniziato male, ma
C'era anche la questione di Vecchi, io Lezzerini vorrei dargli fiducia, forse per me, vi dico anche un'altra cosa su cui la gente mi sputerà in un occhio, ma me la prendo, io avrei fatto giocare titolare Lezzerini al posto di prendere il signor, come si chiama, La Fonta, anche se non è male, ma io Lezzerini, dico il portiere della mia primavera, ci do fiducia e la fiducia giochi titolare. E si è un po' perso. Segnalo Segre che gioca nel Venezia, ma è del Toro, che è un giocatore con molta qualità che farà vedere dei buoni numeri. Segnalo una realtà del Venezia ormai da qualche anno, un giocatore sopraffino, anche un ottimo regista, che ce ne sono sempre meno, che è Falzerano, che credo farebbe bene anche in Serie A un Falzerano, lo attenzionerei, e anche Di Mariano, ex Novara, adesso al Venezia, che segna, che fa intensità, movimento, un buon giocatore. Del Carpi segnalo Swagger, che è di proprietà dell'Atalanta, ma che in Serie B da qualche stagione sta facendo vedere ottime cose. Segnalo soprattutto Macaque, non so se la pronuncia sia giusta, ma Mashash, non so come si dica, che è di proprietà del Napoli, ma è in prestito il Carpi. Zinedine Mashash, un possibile fenomeno che vedrei bene addirittura in una squadra tipo il Milan, tipo la Roma. Una grande squadra che lo prende, lo fa giocare in prestito per 1 o 2 anni in squadre della realtà. Delle realtà della bassa media classifica di Serie A e poi se lo porta a casa o anche al Napoli, lo vedrei bene. Segnalo anche Giannetti che adesso gioca al Livorno, anche lui giocatore che aveva parzialmente assaporato la Serie A, ma che per un motivo o per l'altro non ha mai reso troppo, invece credo che le qualità tecniche le abbia, andrebbe un attimo rilanciato. Segnalo del Cosenza Dermacu, che è un difensore centrale, se non sbaglio, Kastriot Dermacu, che è un ottimo centrale di difesa roccioso, forte, sicuro, che vedrei bene anche lui in Serie A, così come ci vedrei bene Tutino, che sta facendo da Dio al Cosenza, che è un po' la sorpresa delle zone basse della classifica. Baclet, che è una mia fissa, che credo che nonostante l'età di 31-32 anni possa fare bene in Serie B, Serie A, è un giocatore che ha raccolto meno di quello che meritava e che poteva avere. Segnalo anche Thiago Casasola della Salernitana, un ottimo centrale di difesa, solido con proiezione anche avanzata, un gran bel giocatore che forse credo sia già della Lazio. Fatto bene a prenderlo, la Salernitana ha dei rapporti con la Lazio, quindi credo di sì. Segnalo soprattutto la Mantia, sempre del Lecce, che è un attaccante che nei prossimi anni farà parlare di sé e che spero di vedere in Serie A proprio con Lecce. La Mantia mi piace moltissimo. Segnalo poi due o tre giocatori del Foggia, cioè Deli, il numero 10, che ha buone, buonissime prospettive. Segnalo Kragl, che non è più giovanissimo, ma che ha un gran tiro e che a centrocampo è una sentenza. Segnalo Iemmello, che anche lui negli ultimi anni un po' si è perso, però avrei voluto vederlo stabilmente in Serie A, giocare frequentemente in una squadra di Serie A, tipo un Parma, tipo anche lì un Genoa, una Sampdoria, un Udinese, una squadra che ci creda e lo faccia giocare stabilmente. Segnalo Galano, che è ancora relativamente giovane perché ha 27 anni, che Galano merita assolutamente la Serie A. L'aveva preso il Parma quest'estate, poi l'ha girato al Foggia. Galano è un giocatore che credo meriti la Serie A, l'ha dimostrato sul campo di meritarla il Robben delle Puglie. Meglio Galano di Robben. Un caro saluto e ditemi cosa ne pensate.